Facevo nuoto, sì, ho fatto nuoto. Ho fatto nuoto, si vede. Che cosa consigli ai ragazzi che vogliono fare CrossFit? Che secondo me non è un consiglio, però è una mia opinione. Secondo me ci si diverte molto, molto. Se trovi il box giusto, la classe giusta, il coach giusto, è una figata. Ti diverti molto. Per me, sempre per personale, mi diverto molto di più a fare CrossFit che a fare sala pesi. Però è la mia opinione, quindi lo trovo un pochino più stimolante, più divertente, più vario. Ovviamente sono di parte, quindi trazioni strict, dici? Tabù, ne avrò più di 10, 15. 15, dai. 13. Più di 10 sicuro perché l'ho fatte un po' di tempo fa, ne avevo fatte 10, quindi so che sono un pochino migliorata. Quindi punto alle 15. Però non so, devo provare. Quando sarà il test di pull-up strict farò. Sicuro arriverà. Il CrossFit è fatto di test continui. Io 30, bene, ci sta un uomo. Diciamo che le donne fanno comunque sempre un pochino fatica in quella parte lì. Al di là di ginnaste, che chiudo la bocca, sono super atlete. Solita battuta, migliorata o migliorato. Ah, ah, ah. Sei un uomo, sei una donna. Comunque, nonostante il mio fisico, penso di essere molto femminile, quindi so che magari la mia voce inganna, però ho sempre avuto una voce bassa, fin da quando ero piccola, quindi questa è la mia voce. Adesso arriva l'abbiocco, eccolo. Arriva l'abbiocco del pranzo. Che colore ho gli occhi? Marroni. Niente di tale, purtroppo. Se fossero stati verdi, tutta un'altra roba, secondo me. Però ormai quelli ho. Quelli ci sono. Niente di entusiasmante. Vorresti fare l'Ironman triathlon? L'Ironman un po' too much, però il triathlon sì, mi piacerebbe. Volevo farlo quest'anno, volevo farlo tipo a settembre-ottobre e l'hanno tolto, non c'è più. Dove volevo farlo non lo fanno più, quindi quest'anno niente. Diciamo che potrebbe essere in programma un triathlon però in un futuro, comunque adesso facendo CrossFit. Preparare un triathlon vuol dire abbandonare la preparazione CrossFit e non è nei miei piani in questo momento. Un sacco di gente straniera. Quindi mi scrivono e o non capisco o non so rispondere. Non rispondi. Se la chat è morta, i monologhi. Sei mai stata a Bologna? Sì, un po' di volte. No, due, no, un po' di volte sto esagerando, 2 o 3 volte sì. Andate anche a far gare a Bologna. Una volta per piacere, una volta per gare. Quanti tatuaggi hai? Ne ho 7. Sì. Braccia, uno sulla caviglia, due sul busto e uno dietro la schiena. Sì.
Ti ho vista con Luis Salles, magari. Perché scrivete ste robe che non sono vere? O ho un sosia, una sosia. Non so quante calorie sono, perché non conto né calorie né macros, però se devo farti una stima so che sono intorno alle 3000. Non mi conosco abbastanza, ho contato calorie e macros per abbastanza tempo, quindi anche se non le conto adesso, più o meno saprei, so dirtelo. Sei mai stata a Modena? No, no, Modena no, sono mai stata. Ho 22 anni. Cosa faccio oltre allo sport? Lavoro, studio, vado all'università. Comunque lo sport occupa un sacco del mio tempo. Quanto ti alleni a settimana? Circa 8 sessioni a settimana con un giorno completo di riposo che è la domenica. Ha inviato il cucciolo di volpe, è bellissimo. Bellissimo il cucciolo di volpe. Oh, delicatissimi, certi commenti, cavolo. Dei signori. Hai un nastro perfetto. Cos'è il nastro? Naso? Cos'è? Lavoro in palestra. E lavoro poi tramite i social comunque. Come tanti creatori su questa piattaforma. Ti hanno mai fermato perché ti conoscono dai social? A Rimini due persone, ma dal CrossFit, non dai social, quindi no. In realtà dai social no. Dal CrossFit sì, mi è capitato a Rimini. Boh, Rimini Wellness, scusate. Diamo un contesto a Rimini Wellness. Quindi, dove insomma ci si conosce. Faccio CrossFit, non faccio palestra. Voglio sbadigliare. Che metà basta. Fai nuoto, palestra. Ho fatto nuoto per 13 anni e ora faccio CrossFit. Anni 22. 22 fino a novembre. Sono dello scorpione. Sono dello scorpione. Symmetrical eyebrow. Anche le sopracciglia adesso. Allora non è fine 22 novembre, l'hai azzeccato. No, non è fine, però dico sempre fine novembre. 22 novembre, sì.
Purtroppo il CrossFit non dà, praticamente non dà quasi mai medaglie, è molto difficile. Ne ho una dell'ultima gara, però tipo nelle altre gare che ho fatto, nonostante ho fatto podio, comunque le ho vinte, non danno la medaglia nel CrossFit, tante volte non la danno, dipende dalla manifestazione, tutto quanto. Però non le danno sempre. Per fare CrossFit quanto stai a proteine giornaliere? È il doppio del mio peso più o meno. O di più anche. Dipende. Cioè, in realtà non dipende. Dovrei stare, ecco, al doppio del mio peso, ovviamente in grammi, o addirittura qualcosina in più. Però nella vecchia dieta sì, avevo più del doppio del mio peso. Però sì, se ci riesco bene. Però insomma, ci provo sempre. Quindi 2 grammi per chilo, giusto? Sì, un po', ho qualcosina ancora in più. Hobby oltre al CrossFit, diciamo che il tempo che mi rimane fuori è molto poco, però come una persona normale, leggo, mi piace leggere. Leggo abbastanza quando ho tempo la sera. Ora sto leggendo l'ultimo libro di Federica Pellegrini, tanto per cambiare, quindi sport anche lì. Serie TV, però veramente poco. Vado in bici. Ho una mountain bike, quindi anche vado in bici nel weekend. Mare, piscina, ogni tanto mi butto ancora a nuotare, magari, però diciamo che poi i miei hobby di fuori sono sempre un pochino legati allo sport. Anche il tempo che rimane comunque poco, come dicevo prima, è normale. Powerlifting, sì, ogni tanto guardo se mi capita di vedere qualcosa, sì. Mille persone, 1100 persone. Sono già imbarazzata. Strano. Oh, prossimo viaggio, mi è piaciuta. Allora, in teoria vado un weekend in Croazia, al mare. Poi il viaggio serio di quest'anno, a settembre, vado in Egitto. A Sharm, 7, 8, 9, 10 giorni, non mi ricordo. Quindi in teoria quelli. Croazia a fine luglio e Egitto a settembre. Egitto non sono mai stata, mi mancava. Allora, io ho perso un casino di domande, scusate. E pian pianino le riprendo. Grazie per le roselline. Faccio CrossFit? Vanessa, se ho letto il nome così di sfuggita. Faccio CrossFit, sì. Non l'ho scritto, mi sono dimenticata di scriverlo. Forse in un'altra live l'avevo scritto, ho scritto CrossFit come prima cosa, invece stavolta non l'ho scritto, quindi giustamente, è giusto chiedere, assolutamente. Colpa mia che non l'ho scritto. Prossima volta devo mettere CrossFit, età e altezza, sono le cose che vengono più chieste, quindi devo scriverlo. Anche se poi sono la prima che quando guarda le live degli altri non legge un cavolo. Altezza 1,73. Altezza mezza bellezza, così dicono. Sì,
Si diceva, si usava un sacco dire. Ogni volta che entro sento 1,73. Anch'io, sono stufa. Anch'io. Egitto, nuovo tatuaggio. Adesso che me l'hai detto, cavolo. Allora, quello della Giordania ce l'ho, che ho la palma. Piccolina, niente di tale. E l'Egitto, si potrebbe fare. Spazio ne ho, perché non è che sono ipertatuata. Spazio ne ho. Adesso voglio fare uno qua. Ho detto vado a prenotarlo, ma è prenotato. Che palle, mi dimentico. Però è in progetto. Se vorrei farlo entro quest'anno. Ma ce la faccio, dai. Devo trovare solo il tipo giusto. O la tip, insomma, il ragazzo o la ragazza, un tatuatore o una tatuatrice giusta. Quali paesi hai visitato? Siete pronti al monologo? Boh, al di là di... Boh, random, le dico, non, l'ordine... Fiat, ho dato segnale di stiri qui.